Io, io credo di, di non averne, ma non nel, nel lavoro, nella vita in generale. Quando si prendono de, delle decisioni, eh, e quella è stata una decisione di Andrea anche, perché, perché ha parlato con la società e quindi eh, ha fatto una sua valutazione. Eh, poi credo che andare a riparlare di, di una decisione presa due anni fa, credo che non dico che sia sbagliato però ormai è già passato troppo tempo, altrimenti ricominciamo a riparlare di, di 5 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Io credo che la vita va avanti e credo che Andrea abbia fatto una scelta giusta perché è Juventus, eh, ha vinto due scudetti perché credo che anche quest'anno abbia molte possibilità di vincerlo, e ha dimostrato il campione quel che è quello che ha fatto al Milan e l'ha dimostrato anche alla Juventus chi è che non dovrebbe un giocatore come Ibra eh, credo che però visto i numeri che ha sia molto difficile che Ibra possa, possa, possa tornare in Italia almeno che, che non faccia eh, ci deve dare un bel taglione <ride> è un giocatore veramente straordinario credo che sia stato determinante nella vittoria dello Scudetto come tutti gli altri ma soprattutto i primi 5 mesi lo ripeto quando, è, quando cercavamo di, di assomigliare ad una squadra di calcio la macchina, vado a non è, però credo che Balotelli si, abbia tutte le potenzialità per poter diventare eh, Ibra nei, nei prossimi anni eh, al Milan